Buongiorno a tutti, io mi chiamo Rossana, sono ucraina. Vorrei raccontarvi come ho incontrato, come mi è capitato di incontrare un video di Andrea Di Giglio. Una volta l'ho visto, era molto lungo, non ce l'avevo tempo, allora dico, vabbè, mi rinuncio. Invece altra volta ce l'avevo più tempo, mi sono rimasta molto colpita da spiegazione, allora che non ti dà nessuno, sinceramente, perché ti racconta tutto, per filo e per segno, come io non è che capisco velocemente dal volo le cose, per me è stato bellissimo. E mi sono scritta il suo corso, pasticceria salata, e sono rimasta, guarda, ve lo dico di cuore, non lo faccio la pubblicità, perché veramente è una brava persona, ti dice. Ti spiega così che ti vuole veramente insegnare, cioè che vuole che tutto entri nella tua testa. Ti spiega che tu puoi non solo prendere una ricetta e fare, tu puoi pure fare da solo la ricetta. Ti spiega le cose perché si devono mettere, perché non si può mettere troppo. E tu puoi gestire dopo la ricetta, cioè puoi fare la ricetta da solo. È bravissimo, ti spiega le cose così che capisci subito, cioè quando vai sulla ricetta pure ti vengono le cose proprio come a lui, ma non vi posso spiegare sto emozione quando tiri del forno questo che hai preparato e vedi le cose bellissime e buonissime pure, non solo bello, è buono pure. Perciò vi voglio dire che non mi sono pentita mai, pure con questa situazione che stiamo vivendo adesso in Ucraina, che stiamo male, messi male economicamente, fisicamente, psicologicamente, in tutti i modi. Però, guarda, non mi sono pentita, non mi è dispiaciuto nemmeno per soldi, perché, guarda, questi ragazzi meritano di più, lo dico ragazzi, perché di là c'è pure assistenza di signora Fiorella, che mi sono trovata benissimo. Era una persona molto gentile, che ti mette subito in suo agio, che qualcosa lo chiedi, rispondono subito, ti spiegano le cose, ti dicono come si deve fare, come non si deve fare, ma mi sono trovata proprio bene bene. E vi auguro di cuore per scriverci, per studiare, per fare le cose, perché queste cose non ti toglie nessuno, guarda, questa è una fortuna della vita. Se magari potevo incontrare pure prima, era una persona più felice, perché facevo tante cose per nozze, preparavamo le pasticcini salati, eccetera, eccetera. Ma voi non lo sapete quante volte lo vedevo video, cercavo le ricette e non potevo trovare giuste, cioè dovevo pensare da sola, eccetera, eccetera. Invece qua mi sono trovata tutto questo che volevo, perciò vi auguro di cuore, fatelo. Scrivete. Studiate, scusate di mio emozione, perché non è che parlo benissimo italiano, però cerco di fare. Vi sono grata di tutto, a voi italiani pure. Sono stata a casa guarda, a casa si sente male perché la guerra è una cosa proprio bruttissima. Non auguro nessuno. Sono venuta un pochino in Italia, respiro sta aria serena, senza la guerra, apprezzate queste cose. Vi auguro serenità, l'amore, l'amore per il prossimo. Apprezzate tutti i giorni della nostra vita, perché è bellissimi che Dio ha fatto questo mondo bellissimo per noi. E fate belle cose, insegnate, imparate, fatevi. E sono molto contenta di stare a leva del signor Andrea Di Giglio. E auguro a tutti, tutti, perché veramente persone bravi che vi vogliono spiegare le cose così che diventate come lui. Sicuramente, perché non è come lui, oddio, però le cose vi vengono bene, perché l'ho visto, l'ho fatto e non sono una coca per niente, però mi sono venute le cose bellissime, buonissime, perciò vi auguro a tutti. Non perdete questa fortuna della vita, veramente una fortuna a trovare le persone così, perché
valgono più tanto come costano. Allora vi auguro pace, serenità e l'amore per tutti. Ciao, grazie, un bacio grande.